quando parlavo di Pino Nero, ah no, ma qua nessuno non si può fare Pino Nero, sì. No, no, non si può fare, non si può fare. Ho detto perché no? Perché abbiamo le caratteristiche che dei Pino Neri, no? Abbiamo lo scheletro calcareo importante, tutto il Veneto era una laguna. Due settimane fa ho fatto un filmato della del cavallo che arava a Romanè Conti. Sì, e la terra che veniva fuori ha lo stesso colore, vedevi la stessa consistenza, questi ciottoli di calcare nostro. Cioè, il Pino Nero vuole calcare, vuole argilla, poi naturalmente vuole anche le mani sapienti. Però queste sono tutte le barrique di rovere francese che seleziono, che io compro usate, okay. È da un'azienda di Udine che le ritira nei grandi domain francesi. Ah, io cerco tostatura media e grana fine, quindi di solito mi tendono a darmi le barriche che hanno contenuto bianco, perché la grana più fine permette meno microossigenazione, e Pino Nero, non avendo molti antociani, no, polifenoli da fissare, non ha bisogno di macro-ossigenazione. Giravo il mondo, ero un commerciale, e però avevo anche budget importanti da poter spendere con i clienti. Questo mi ha permesso di bere quelle bottiglie che avevo visto in quella stanza. Siamo in Veneto, abbiamo un proverbio, un alto un basso fa un guaigo. Loro hanno fatto di necessità virtù, avendo le stati che non garantivano sempre il prodotto, la piena maturazione, cosa erano costretti? A mescolando annate diverse, riuscivano ad avere un prodotto standard tutti gli anni. Sì. E da qui nasce la parola cuvée, no? Il concetto di cuvée. Io sin dall'inizio avevo deciso di fare la stessa cosa, perché mi ero reso conto che quando bevevo vini frutti di cuvée importanti avevano sempre una struttura, una spalla, mi davano un'emozione maggiore. Io non ho mai visto la bollicina come solo un vino d'aperitivo. Per me può essere a tutto pasto. Io sono sempre stato uno che pasteggiava volentieri, certo, con la bolla dall'inizio alla fine, però avevi bisogno degli spumanti belli e tosti. E la cuvée ti permette di fare questo. Oggi la mia solera ha 18 vendemmie dentro. 4 anni fa le ho trasferite in tonneau da 500 litri, perché la botte grande me le conservava un po' di più, perché ho visto che cominciava a diventare un prodotto molto, molto estremo. E sai, passano gli anni, però la bellezza della solera è che avendo un pH molto basso, la base spumante, non hai bisogno di solfitare, per cui io proprio zero, è sulle sue fecce. Ogni tanto annusi, sei un po' di odore di riduzione, vai dentro, mescoli, metti in sottofunzione le fece e scompare l'odore. I contadini che mi fanno i trattamenti, però io li tenevo a freno, e alla fine in un vigneto abbiamo fatto 6 trattamenti, nell'altro 7. Sì. E loro sono rimasti sbigottiti, perché loro facevano sistemico, ne hanno fatti 12 o 13. Io con il mio solfato di rame tribasico, sì, e zolfo bagnabile ne ho fatti 6 o 7. Bisogna farli nel momento giusto, e la biodinamica ti insegna tantissimo su questo, sulla gestione della malattia, perché se conosci la malattia la sai che come combattere. Ho scelto di fare un padosé di 5 anni invece che il tradizionale di moda oggi, abbastanza giovane, perché a me il padosé piace molto, ma se devo, a me piace anche avere, bere un vino che mi inviti a bere un secondo calice, un terzo calice. Il padosé giovane, acido, secco e basta, mi stanca, io non mi invito a bere un secondo calice. Così. Sono autodidatta e devo dire che quando mi sono buttato in questo progetto, mi sono buttato con l'entusiasmo dell'appassionato. Finché va tutto, pensi che sia facile, hai letto manuali, libri, avevo visitato decine e decine di cantine. Avevo anche la mania, dopo la visita, appena uscivo, andavo in macchina e mi scrivevo sempre tutti gli appunti, sì, e pensavo di sapere fare il vino. Devi usare questi dati chimici, devi avere pH tot, acidità, questo. E poi quanto macerare? Perché come fare il rosso? Quante lo lasci macerare? 7 giorni, come mi ha detto Louis Perrin, o 9, come mi ha detto quell'altro, o 21, come... Cosa? Ho sbagliato tanto, ho buttato via tanto vino a malincuore, piangendo, ma